Riportiamo quindi queste quattro forze FA, FG, FB rivolte tutte in basso e FC da 3 N inclinata a 60 gradi, angolo gamma. Queste tre forze tutte in basso si comportano come un'unica forza pari alla loro somma, quindi 15,5 N. Invece la forza FC che è inclinata la scompongo nelle sue due componenti, orizzontale e verticale. Potrei chiamarle FCX e FCY. Calcoliamo FCX, la componente orizzontale. Devo prendere l'ipotenusa, quindi 3 N, e moltiplicarla per il coseno di gamma, cioè di 60 gradi. Questo perché la componente orizzontale è il cateto adiacente all'angolo. Quindi 3 N coseno di 60 gradi fa 1,5 N. Se io invece voglio calcolare la componente verticale, devo prendere l'ipotenusa e moltiplicarla per il seno dell'angolo gamma da 60 gradi, perché la componente verticale è il cateto opposto all'angolo gamma, è questo cateto qua, quindi mi serve il seno, perciò 3 N seno di 60 gradi e il risultato è 2,6 N. E giustamente, come si vede anche dal disegno, la componente Y è più lunga della componente X, 2,6 N, maggiore di 1,5 N. Ora che ho scomposto questa forza FC nelle sue due componenti, la componente orizzontale è da sola e la ricopio, la componente verticale invece va a sommarsi, meglio, a sottrarsi, con l'altra componente delle altre tre forze di prima. Quindi questa componente verticale in basso, 15,5 N, e questa componente in alto, 2,6 N, si comportano come un'unica forza verso il basso, pari alla loro differenza, quindi 12,9 N. Dunque adesso, di tutte le forze che avevamo prima, A, G, B e C, sono rimaste soltanto queste due componenti. La forza vincolare entra in gioco adesso con l'obiettivo di annullare queste due componenti che rappresentano in pratica la somma di tutte le forze, le altre quattro forze che c'erano prima. Quindi la forza vincolare per annullare tutto dovrà metterci una componente orizzontale a sinistra da 1,5 N e una componente verticale in alto da 12,9 N. E la sua intensità della forza vincolare la possiamo calcolare con il teorema di Pitagora. 1,5 N al quadrato più 12,9 N al quadrato sotto radice. Quindi è una forza intensa circa 13 N.